Questo paper si basa su un progetto, ecco forse un altro disclaimer, che è agli inizi. Sto iniziando adesso a guardare a questa, alla rappresentazione dell'Australia nel, appunto, per il momento nell'immaginario shōjo, nella cultura pop giapponese più in generale. Non ho ancora deciso esattamente quali media analizzare, ma probabilmente attraverso diversi media, manga, ma anche altri, cinema, letteratura, anime, forse altre forme culturali. Quindi questo è un primo tentativo di iniziare questo progetto, guardando appunto a un genere specifico, lo shōjo manga, e un paio di case study specifici. E la prima cosa che, appunto, il mio punto di partenza era la versione manga del romanzo di Katayama Koichi, Sekai no Chūshin de Ai o Sakebu, Gridare amore dal centro del mondo, romanzo pubblicato nel 2001, fumetto, adattamento manga di Kazui Kazumi, che si apre appunto con il protagonista maschile Saku, che, come vedete qui nella scena, è sul punto di imbarcarsi con un volo Qantas per Cairns, dove sta andando a portare le ceneri del suo primo amore, la sua fidanzata Aki, che aveva sempre voluto visitare Uluru, nota meno politically correct come Ayers Rock. E appunto la mancata realizzazione del sogno di Aki di viaggiare in Australia, che nel fumetto viene definita il centro del mondo, che quando vivete in Australia suona un po' strano, perché tutto siamo tranne che al centro del mondo. Appunto la mancata realizzazione del suo sogno di viaggiare in Australia, il sogno di Aki di viaggiare in Australia, sottolinea la tragedia della morte prematura per leucemia della protagonista. E sia nel romanzo che nel fumetto l'Australia è romanticizzata come questo altrove impossibile da raggiungere, che appunto enfatizza il pathos dell'amore giovane e puro dei due protagonisti adolescenti, Aki e Saku. Il fumetto che viene realizzato nella rivista di shōjo manga Petit Comic nel 2004, incarna in questo senso alcune caratteristiche tipiche dello shōjo manga e della sua rappresentazione delle culture straniere, quindi romanticismo, tragedia, e che sono combinati con questa esoticizzazione dell'altro culturale. E più in generale le ambientazioni straniere hanno avuto un ruolo molto importante nello shōjo manga a partire dagli anni 70, in quanto luogo altro che appunto consentiva a autrici e lettrici di immaginare, di costruire la propria identità in uno spazio immaginario, uno spazio fantastico separato dalle convenzioni del Giappone contemporaneo. Sekachū il fumetto, la versione fumetto di Sekachū si situa all'interno di questa corrente, quindi l'Australia è rappresentata come un altro assoluto, uno spazio completamente immaginario, e in un certo senso proprio il fatto che il desiderio di Aki di viaggiare in Australia non sia mai realizzato permette al fumetto di non rappresentare di fatto il paese, non ci arrivano mai. E quindi, nonostante sia descritto come il centro del mondo, in realtà non è al centro del testo, quindi funziona come questa assenza strutturante con un valore puramente simbolico, che sembra aver poco a che fare con il paese reale. Vedete qui nell'immagine, questo è il momento cruciale in cui Saku rapisce, diciamo così, Aki dall'ospedale per portarla in Australia a realizzare questo sogno, e si fermano all'aeroporto, e in realtà anzi questo è quello che poi accelera la decadenza fisica di Aki e porta alla sua fine. E appunto vedete qui stanno parlando dell'Australia, dicendo vanno in dicembre perché coincide con il compleanno dei due ragazzi, dicono in Australia dicembre-estate, Babbo Natale come farà? Metterà i regali nella tasca dei canguri, cioè non è esattamente una rappresentazione molto sofisticata dell'Australia reale, no? E quindi in un certo senso, no, questa destinazione di sogno di Aki potrebbe essere ovunque. Il fatto, quello che conta nel fumetto è il fatto che non la potrà mai raggiungere, che ovviamente per me è un po' una delusione, perché io volevo guardare al modo in cui l'Australia è rappresentata. In un certo senso sembra che sia una scelta del tutto arbitraria. Poiché sono ostinata, ho cercato di chiedermi: ma è davvero una scelta del tutto arbitraria e superficiale? E appunto ho cercato di guardare alla storia della rappresentazione dell'Australia nello shōjo manga, e in effetti, andando a guardare altri testi, andando a guardare un po' più di profondità storica, si vede che l'Australia è spesso usata come un tipo di altro abbastanza particolare, e probabilmente che ha a che fare con il fatto che l'Australia è, da un punto di vista geografico e da un punto di vista culturale, è posizionata a metà, in un certo senso, tra l'Asia e il mondo anglo-americano, un paese anglofono però nella regione Asia-Pacifico, e quindi nelle rappresentazioni all'interno della cultura popolare giapponese, o quantomeno nello shōjo manga, quello a cui sto guardando adesso, ha svolto un ruolo abbastanza particolare all'interno di questa romanticizzazione della cultura straniera, orientalismo, auto-orientalismo, contro-orientalismo, di cui parlava anche Toshio. E un esempio da cui voglio partire è questo manga Georgie di Igarashi Yumiko, pubblicato nel 1982, dove l'Australia, come vedremo, è da un lato esoticizzata, presentata come questo altro, questo spazio lontano, dall'altro rappresentata anche come familiare, quindi in un certo senso è sia l'altro che il sé. Prima di arrivare a parlare di Georgie, volevo fare una panoramica della rappresentazione delle culture straniere nello shōjo manga, partendo dall'Europa, quindi in parte simile a cosa che diceva Toshio, guardando in realtà un periodo precedente, appunto l'Italia boom è degli anni 90, l'Europa in realtà fa parte dell'immaginario dello shōjo manga fondamentalmente fin dall'inizio. Il primissimo shōjo manga, story manga, quindi non yonkoma, non quattro vignette, ma manga narrativo pubblicato, Ribon no Kishi di Tezuka Osamu, che è pubblicato nel 1953, è ambientato in un regno europeo immaginario, non è una nazione specifica, e racconta la storia di Safaia, in italiano la principessa Zaffiro, che è una ragazza, si traveste da ragazzo per ereditare il trono di suo padre, e appunto il fumetto pone le basi per una combinazione che sarà poi di grande successo, ovvero la combinazione di cross-dressing, di un personaggio, spesso un personaggio femminile che si traveste da ragazzo, a volte anche il contrario, un personaggio maschile si traveste da ragazza, combinazione di cross-dressing e ambientazione straniera. E appunto è un formato di grande successo, e come nota Frederick Schott, l'ambientazione europea diventa un elemento centrale dello shōjo manga. Nota Schott: molti più manga per ragazze sono ambientati in Europa e negli Stati Uniti rispetto a quanto avviene per gli shonen manga, per i fumetti per ragazzi, e questo nella sua interpretazione perché le ambientazioni straniere creano questa qualità esotica, uno scenario fiabesco spesso, sicuramente nel caso di Safaia, e permettono a eroi, eroine e protagonisti di agire in modi che non sono sempre socialmente possibili in Giappone. E questo elemento assume maggiore importanza negli anni 70, in particolare all'interno delle attività del cosiddetto Nijuyo Nengumi, il gruppo 24, un gruppo di autrici che erano nate nell'anno 24 dell'epoca Showa o 1949, o nate in o attorno a quell'epoca, o qualcosa di questo, no, scusate, e che appunto compiono un'operazione di appropriazione del genere shoujo manga che all'epoca in realtà era in gran parte dominato da autori maschi come Tezuka, come Takahashi Makoto, e quindi innanzitutto mirano ad appropriarsi del genere shoujo manga che è per un pubblico di ragazze, facendolo scrivere da ragazze spesso coetanee delle lettrici. Quindi appropriarsene in questo senso, ma anche di trasformarlo nel contenuto, nello stile grafico, di sovvertirne gli stereotipi di genere, sia nel senso di genere letterario o fumettistico, sia nel senso di gender, di genere maschile e femminile. Quindi da un lato producono molte opere in generi che erano considerati tradizionalmente maschili, quindi fantascienza, storia, avventura, dall'altro ripensano radicalmente le convenzioni di genere, nel senso di gender, le norme di gender del tempo, e appunto qui il cross-dressing gioca un ruolo molto importante, e in questo contesto le ambientazioni estere acquisiscono maggiore significato. Una studiosa di manga giapponese, Ogi Fusami, nota per esempio che la maggioranza degli shoujo manga degli anni 70 è ambientata fuori dal Giappone, e quindi in questo senso usa questo spazio immaginario, molto spesso dell'Europa, Europa del passato molto spesso, che in qualche modo trasporta i personaggi e per estensione autrici e lettrici in un mondo di fantasia in cui è possibile sperimentare con forme sociali, forme di genere diverse. Alcuni esempi di testi prodotti in questo periodo che sono ambientati in Europa, ce ne sono veramente molti. Arabescu di Yamagishi Ryoko si svolge in un'Unione Sovietica. Sempre di Yamagishi, Shiroi Heya no Futari, la coppia nella stanza bianca è ambientato in Francia, probabilmente una delle serie più celebri di questo periodo. Berusaiyu no Bara, nota in italiano come Lady Oscar, di Ikeda Ryoko, sempre di Ikeda, Orpheus no Mado, la finestra di Orfeo, ambientato a metà tra la Germania e la Russia pre-sovietica, pre-rivoluzionaria. Scusate, no, pensavo di averne altri. Altri ancora, Venezia Fukin, la fisarmonica di Venezia di Morikawa Kumi, ambientata a Venezia, appunto in Italia. Un altro sempre di Morikawa, Kimi Yoshiruya, Minami no Kuni, scusate, pensavo di avere un'immagine, non ce l'ho. Conosci il paese del sud. Che è una citazione, appunto, come diceva Toshio, c'è questo filtro, questa influenza della letteratura europea sull'Italia che filtra la rappresentazione dell'Italia nel manga giapponese. Questo è un ottimo esempio. Il titolo ovviamente è una citazione del famoso poema di Goethe sul suo viaggio in Sicilia. Non tenterò di pronunciare il tedesco perché lo pronuncio ancora peggio. Comunque del 1977, quindi insomma, e la lista potrebbe continuare. Ci sono moltissimi manga shoujo degli anni 70 che sono ambientati in Europa, e questo fa parte di una fascinazione più generale per l'Europa nella cultura shoujo, al di là del medium specifico del manga, che è in parte una risposta al predominio della cultura pop nordamericana negli anni 60 in Giappone. E scusate, ho fatto troppo indietro. Takemiya Keiko, una delle autrici, appunto una delle fondatrici del Nijuyo Nengumi, commenta su questo in un'intervista più recente. Parla della sua scelta di ambientare uno dei suoi testi, Kase Toki no Uta, un poema di Vento e Alberi, in Francia, e appunto spiega la sua spiegazione, dice: a quel tempo eravamo tutte affascinate dalle culture straniere occidentali, L'età di Hollywood era finita, o così pensava lei nel 1970, ed eravamo alla ricerca di nuovi modelli, quindi appunto c'è questo contrasto con Hollywood, con i modelli americani. Un numero incredibile di riviste pubblicava numeri speciali sull'Europa e l'idea stessa di estetica o estetismo, tambi in giapponese, veniva dall'Europa. E questo concetto di tambi, di estetica o estetismo è un concetto centrale in questo processo. Di nuovo, per collegarmi a quello che Toshio diceva prima, esteticizzazione, l'Europa è idealizzata come, appunto, per il suo valore estetico, per il suo apprezzamento dell'arte, della bellezza, in contrasto con il modello americano di modernizzazione che prevaleva nel Giappone dell'epoca. E in questo senso, appunto, lo shoujo manga degli anni 70 ci offre un quadro interessante rispetto a questa dicotomia Oriente-Occidente, questa dicotomia tra orientalismo e contro-orientalismo. Ed è ancora più interessante, vedremo, con l'Australia, ma già con l'Europa. In un certo senso, con questo contrasto Europa-Stati Uniti, lo shoujo manga si propone di guardare a questa idea di occidente, questo concetto di cultura altra, non come un'entità monolitica, tutto è occidente, ma come qualcosa di più complesso e che quindi offre come dire, un potenziale per identificazioni e proiezioni più complesse, non è un solo occidente. Scusate, sto facendo dei salti. Da un lato, appunto, in modo analogo a quello che Toshio diceva per l'Italia, la rappresentazione dell'Europa nello shoujo manga ha molti elementi in comune con le rappresentazioni orientaliste dell'Asia analizzate da Edward Said. Questa idea Said vede l'Oriente oltre che, cioè questa idea di Oriente immaginata in Europa, oltre che come leggo semplicemente questo, scusatemi. Said nota che se da un lato i vari possedimenti coloniali europei in Asia, oltre a fornire un beneficio economico per l'Europa, quindi oltre da un lato fornire un beneficio economico per l'Europa, sono anche luoghi in cui si può sperimentare con esperienze impossibili nella madrepatria, quindi sono luoghi in cui da un lato inviare gli indesiderabili, inviare i figli traviati, i criminali, i poveri, altri indesiderabili. D'altro canto l'Oriente è anche un luogo in cui si possono provare esperienze sessuali, in questo caso impossibili in Europa, e quindi questa romanticizzazione, eroticizzazione dell'Oriente è una parte integrale dell'orientalismo. L'Asia è vista come questo luogo dove tutto è possibile. Nello shoujo manga vediamo esattamente lo stesso meccanismo invertito, quindi l'Europa è l'Oriente del Giappone, è un luogo in cui è possibile provare esperienze romantiche, sentimentali, sessuali, impossibili in Giappone, nella madrepatria. Quindi da un lato abbiamo questa Europa dello shoujo manga idealizzata, resa distante, rappresentata come questo altro assoluto, mondo di fantasia separato dal presente in cui è possibile riimmaginarsi, creare storie che consentono sviluppi che sarebbero impossibili con una ambientazione giapponese. Dall'altro però, e quindi in questo senso appunto James Welker, commentando sulla rappresentazione dell'Europa nello shoujo manga, la vede come appunto questo spazio di fantasia in cui è possibile immaginare tutto, però in un modo che va anche al di là della dinamica dell'orientalismo in senso classico, non è soltanto una riproduzione dell'orientalismo. Welker interpreta la fascinazione per l'Europa nello shoujo manga attraverso questo concetto di akogare, che significa affascinazione, quindi appunto romanticizzazione, esteticizzazione dell'altro, vedere l'altro come come oggetto di un desiderio insaziabile, però nello stesso tempo accogare è anche un tipo di fascinazione che coincide con un desiderio non soltanto verso l'altro, di avere l'altro, di conoscere l'altro, ma anche di diventare l'altro, di essere l'altro, che quindi diciamo rende più complesse le dinamiche di identificazione. E appunto quindi Welker vede l'Europa nello shōjo manga come un altrove che è anche un mezzo per inviare e ricevere messaggi su alternative sessuali di genere che sono altrimenti impossibili all'interno della propria cultura. Quindi diciamo c'è una complessità di proiezioni, identificazioni. Le cose diventano ancora più complicate quando guardiamo la rappresentazione dell'Australia, perché appunto come dicevo l'Australia, in particolare in quello cui guarderò adesso, l'Australia del passato, di nuovo l'Australia coloniale di fine Ottocento, perché appunto posizionata all'interno della regione Asia-Pacifico e abitata, almeno nell'immaginario dello shōjo manga che andrò a guardare, prevalentemente da europei inglesi, però europei inglesi appunto gli indesiderabili che c'erano stati spediti all'Australia. Spero che abbiate almeno una vaga nozione della storia australiana, appunto una storia di colonizzazione abbastanza anomala, inizia come una colonia penale dove venivano appunto spediti i carcerati, i convicts dalla madrepatria. E quello che è interessante, vedremo paradossalmente, l'Australia coloniale diventa anche un oggetto di identificazione per i lettori giapponesi, in contrasto con la vecchia Europa, che è invece l'oggetto di romanticizzazione di altri shōjo manga. Per darvi un esempio concreto di questa cosa vorrei guardare a questo manga Georgie di Igarashi Yumiko. Due parole su Igarashi Yumiko. È una delle autrici di shōjo manga più note del dopoguerra. Generazionalmente fa parte della stessa appunto, generazione delle Nijuyo Nengumi, è nata nel 1950. Non fa tecnicamente parte del gruppo Nijuyo Nengumi, anzi è considerata un'attrice molto più convenzionale. Ai suoi disegni è nota principalmente per questa serie Candy Candy, pubblicata nel 1975. Se vedete anche lo stile grafico è appunto lo stile, se vogliamo, classico dello shōjo manga, inaugurato da Takahashi Makoto negli anni 60, quindi occhi enormi con stelline, sfondi floreali non diegetici. Candy Candy è estremamente popolare, vince il premio Kodansha Manga nel 1977, viene adattato in anime nel 1976-79, segue un altro manga sempre di ambientazione straniera, Mamie Angel, nel 1979. Georgie è la terza serie popolare, serie commerciale di Igarashi nel 1982. Ed è appunto ambientato in Australia, nell'Australia coloniale. L'Australia coloniale in realtà era diventata un'ambientazione popolare in Giappone nei primi anni '80, grazie a due serie anime che non hanno una versione manga, sono direttamente serie anime. La prima, come il titolo originale, Fushigina Shima no Flone, Flone dell'isola misteriosa, noto anche come, in Italia come Flo la piccola Robinson, che è un adattamento in realtà di un romanzo, Swiss Family Robinson, del 1800 al 1812 di Johann David Wyss. L'anime va in onda nel 1981, dal gennaio al dicembre 1981 su Fuji Television. L'anno ha molto successo, l'anno successivo c'è un'altra serie sempre su Fuji Television da dicembre a gennaio dell'82, Minami no Niji no Rushi, Lucy of the Southern Rainbow, in italiano Lucy May se non sbaglio. Che è un adattamento di nuovo di un romanzo di una scrittrice australiana, Phyllis Piddington, intitolato Southern Rainbow, Entrambi appunto sono storie di famiglie, Swiss Family Robinson svizzera, Lucy una famiglia inglese che vanno in Australia come pionieri per, durante il periodo coloniale. Entrambe le serie sono adattamenti di romanzi stranieri. Georgie, scritto in collaborazione tra Igarashi Yumiko e Isawa Man, è un lavoro originale interamente creato in Giappone, quindi è abbastanza interessante analizzarlo in termini di stereotipi sull'Australia che emergono nel fumetto. Il manga, racconto brevemente la trama, è abbastanza complicata con moltissimi colpi di scena, però per riassumere racconta la storia di una ragazza australiana, Georgie appunto, che dà il titolo alla serie, che cresce in una fattoria con due fratelli, Abel e Arthur, e una madre molto crudele con lei, si capirà poco dopo come mai, di nome Mary. Il padre è assente, è morto qualche anno prima. Quando Georgie compie 13 anni la madre le rivela che in realtà non è la sua vera figlia, è la figlia di un carcerato in fuga, ovviamente trovandoci in Australia, che l'aveva abbandonata per ritornare in Inghilterra. In una scena drammatica Mary, la madre, caccia Georgie di casa accusandola di avere distrutto la felicità della famiglia, in particolare perché i due fratelli, che sono consapevoli, sono a conoscenza del fatto che Georgie non è la loro vera sorella, sono entrambi innamorati di lei e iniziano, quando inizia a diventare adolescente, iniziano ad avere rivalità tra di loro, a litigare, quindi la madre la scaccia, come vedete, schiaffeggiandola nella scena, accusandole di avere distrutto la felicità della famiglia. A questo punto Georgie decide di andare in Inghilterra per cercare il suo vero padre e la sua vera identità. Si traveste da ragazzo, si fa assumere come marinaio su una nave diretta in Inghilterra e anzi, con il duplice obiettivo di ritrovare suo padre e inseguire un ragazzo, Lowell, aristocratico inglese, che aveva conosciuto poco prima di questa scena tragica e di cui si era innamorata, quindi che decide anche di andare a cercare in Inghilterra. I due fratelli la seguono su navi diverse, Abel e Arthur, e quindi i tre si ritrovano tutti a Londra. E quindi il primo volume è ambientato in Australia, il secondo e terzo volume della versione tankobon narrano le avventure di questi tre fratelli australiani in Inghilterra. Molti eventi, molti colpi di scena. Inizialmente Georgie ritrova Lowell, i due fuggono insieme, vivono dei frutti del lavoro di sarta di Georgie, perché ovviamente Lowell aristocratico non è in grado di lavorare. La loro storia di amore si trasforma in tragedia quando il ragazzo Lowell si ammala di tubercolosi, oltre a non essere in grado di lavorare anche di salute cagionevole, e Georgie si vede costretta, non essendo in grado di pagare le spese mediche, si vede costretta a restituirlo alla famiglia aristocratica, alla sua fidanzata, promessa sposa aristocratica, che è l'unica in grado di pagare le sue spese mediche. Nel frattempo Arthur, al suo arrivo a Londra, viene rapito da un altro aristocratico, il duca di Dungering, che lo droga e lo tiene prigioniero per farne il suo amante. Abel, nel tentativo di salvare il fratello, uccide il conte e viene arrestato e condannato a morte per l'omicidio. Appena prima che Abel venga giustiziato, Georgie riesce a incontrarlo in prigione grazie all'aiuto di una guardia compiacente e i due gets better. I due fanno sesso nella cella di prigione e Georgie rimane incinta. E quindi nell'ultimo volume credo che le parti in Italia non siano arrivate. Probabilmente no. Anche perché ha tipo 14 anni, 15 anni, ritorna in Australia con il suo bambino, dove trova Arthur, che era riuscito a sfuggire al duca torturatore, a tornare a casa, e quindi il manga poi si conclude, scusate per lo spoiler, si conclude con il ritorno in Australia dei protagonisti, meno Abel, che è stato condannato a morte e giustiziato in Gran Bretagna. E la storia in questo senso, per molti versi, contiene moltissimi dei luoghi comuni dello shoujo manga di questo periodo. La ragazza protagonista è un'orfana, è alla ricerca del padre, di un genitore perduto, è un otemba, no? Un maschiaccio, un tomboy. Viene rimproverata dagli adulti per il suo comportamento poco femminile, viene apprezzata però dal suo interesse romantico, proprio perché è un otemba, e quindi questo la rende particolare. La trama si sviluppa attraverso una serie di coincidenze improbabili, incontri fortuiti, errori di identità e riconoscimenti improvvisi. Un altro elemento centrale tipico dello shoujo manga di questo periodo sono velati riferimenti all'incesto. I ragazzi ovviamente non sono realmente fratelli. Abel e Arthur sono consapevoli che Georgie non è la loro sorella biologica, ma essendo cresciuta con loro, Georgie li vede come fratelli, e questo crea tutta una serie di malintesi e di tensione tra queste diverse visioni, che ha un effetto appunto titillante per il lettore. Non ci sono scene di sesso esplicito, ci sono moltissime scene in cui circostanze improbabili portano i personaggi al margine del... Se avete letto il fumetto e se era censurato, ve ne faccio vedere una. Per esempio in questa scena Georgie rischia di annegare, viene salvata da Arthur. L'unico modo rischia di morire di ipotermia a causa del semiannegamento. L'unico modo per riportarla in vita è per Abel spogliarsi e riscaldarla con il proprio corpo, e quindi abbiamo questa scena. E questo, di nuovo, anche questo elemento, diciamo, di soft porn, di scene di sesso accennate e in realtà veramente mai avvenute, o comunque che portano al margine di una scena di sesso senza che si verifichi mai effettivamente, sono molto frequenti. Altra scena, all'arrivo a Londra, quando finalmente ritrova Lowell, Georgie si trova seminuda perché è stata aggredita dai cani da guardia che le hanno strappato i vestiti. Lowell, che era in casa questo tipo di mattina presto, vedendola discinta, le offre spontaneamente il suo accappatoio, trovandosi a questo punto lui nudo, e quindi di nuovo momento. Poi si rivestono, non succede niente, però appunto ci sono tutte queste scene, no? Che di nuovo sono tipiche del manga del periodo. Un altro elemento centrale, cross-dressing, appunto citavo prima il fatto è un elemento che capita molto spesso, che si trova molto spesso nel manga di questo periodo, protagoniste femminili che passano come ragazzi. Georgie si trova costretta a fare questo in varie occasioni, innanzitutto per riuscire ad arrivare in Inghilterra, si traveste da marinaio, finisce poi a lavorare come cameriere sulla nave, fingendo sempre di essere un ragazzo. A Londra, quando ha necessità di girare, di spostarsi, si traveste da ragazzo per avere maggiore mobilità. Qui si veste da, non so, protagonista boys love in costumino, però di nuovo per avere mobilità, per potersi... e infine c'è appunto questo elemento di boys love sadomasochista, brevemente, nella storia tra Arthur e il conte che lo rapisce. Quindi diciamo è un manga abbastanza canonico per il periodo, abbiamo tutti questi elementi di leggera sovversione che fanno uso dell'ambientazione straniera. Il ruolo dell'Australia all'interno di questo contesto è molto interessante. All'inizio è rappresentata come appunto un paese esotico, paese altro, paese completamente diverso, tutti gli stereotipi che possiamo avere dell'Australia, quindi è rappresentata principalmente attraverso piante e animali locali, quindi koala, canguri, pappagalli, è rappresentata principalmente come natura, quindi appunto i ragazzini che corrono liberi in questi paesaggi. E anche inizialmente all'arrivo in Inghilterra, per esempio, abbiamo questo personaggio, mi sa che non ho un'immagine, di Giridu, è un pappagallo parlante che segue Abel sulla nave e svolge un ruolo centrale in varie scene di riconoscimento, chiamando i nomi dei personaggi. Questa qualità esotica però è interessante, acquista un significato molto diverso quando l'ambientazione si sposta in Inghilterra. E nel secondo volume di nuovo abbiamo eucalipti, pappagalli, canguri che compaiono, come sfondo floreale non diegetico, quindi come sfondo immaginario, nelle scene di alta tensione emotiva, quando Georgie è sopraffatta dal senso di alienazione che prova in Inghilterra, dove appunto si trova come un'estranea, una straniera, e momenti di riconoscimento, quando per esempio i fratelli si ritrovano. Quindi per esempio in questa scena Abel appunto ha il pappagallo è vero, nel senso è il pappagallo di Girido che si è portato, però se vedete forse questo non è così scontato per un non australiano, però l'ambientazione floreale, lo sfondo floreale è wattle, mimosa, che appunto compariva in Australia come una pianta significativa australiana, appare magicamente nel contesto inglese tutto attorno a Abel nel momento del riconoscimento, e questo viene seguito da, se vedete qui, la Georgie in crinoline è reale, è diegetica, è lei in Inghilterra. Lo sfondo tutto attorno sono i suoi pensieri, la sua immaginazione, e che si popola appunto di tutti gli stereotipi dell'Australia, quindi animali, piante, che appunto vengono usati per indicare la gioia, il conforto, la luminosità, la familiarità dell'Australia, in contrasto con il freddo inospitale ambiente urbano di Londra. È interessante anche notare appunto questa rappresentazione dell'Australia come totalmente positiva, come totalmente gioiosa e confortevole. È interessante notare che la storia dura diversi mesi, probabilmente anni, non è chiarissimo, però è un tempo sufficiente perché Georgie possa arrivare in nave in Inghilterra, ritrovare Lowell, fuggire con Lowell, restituire Lowell alla famiglia, ritrovare Abel, rimanere incinta, partorire, avere un figlio. Londra è costantemente rappresentata in inverno per tutto questo periodo e l'Australia costantemente in estate. E la natura australiana veramente viene associata con questa solarità, e familiarità e conforto, in contrasto con il paesaggio inglese che invece è costantemente alienante. E quindi diciamo l'Australia diventa, nel momento in cui ci si trasferisce in Inghilterra, un oggetto di identificazione per la protagonista e per estensione per le lettrici, probabilmente, almeno questo è quello che mi sembra succeda, in contrasto con il lato oscuro dell'Inghilterra vittoriana che Georgie scopre una volta che arriva lì. E in questo senso, appunto, Georgie inizialmente, come le lettrici giapponesi dello shōjo manga del periodo, è innamorata dell'Inghilterra, ma questo paese di sogno, questo paese raffinato, elegante, sofisticato, superiore all'Australia da cui proviene. La prima cosa che fa Georgie è provare tutta una serie di vestiti, no? Crinoline, balze, eccetera. High teas, no? Come si dice, tè, pasticcini, eccetera. C'è tutto il repertorio immaginativo dell'Inghilterra che emergeva nello shōjo manga di questo periodo, è idealizzato anche dalla protagonista quando si trova in Australia e appena arriva. Man mano però Georgie scopre il lato oscuro di questa Londra che aveva romanticizzato, quindi appunto a cominciare da gli aristocratici non sono in grado di lavorare, sono viziati, sono crudeli, sono sadici. E nel momento in cui questo succede, il testo ci porta a simpatizzare con la delusione di Georgie e a identificarci con la sua rivalutazione del sé australiano a scapito dell'altro inglese idealizzato. Anche sul piano culturale e sociale l'Australia è presentata come più familiare e accessibile per il lettore rispetto all'Inghilterra vittoriana. Quindi per esempio appunto inizialmente Georgie è affascinata da questi abiti a balze, fiocchi, nastri, pasticcini. Con il passare del tempo la vediamo per esempio meravigliarsi per la mancanza di capacità pratiche dell'aristocrazia inglese e acquistare un orgoglio per la sua australianità. È interessante, questa australianità viene presentata in termini giapponesizzati in un certo senso, quindi per esempio in questa scena questo non è un gestaccio come sarebbe in Italia, sono forte, ce la posso fare. Georgie dice, in effetti c'è un altro elemento di transculturazione, si sta rimboccando le maniche, non sta facendo un gestaccio. Georgie si trova a dire sono un australiacco, io sono in grado di fare queste cose, non c'è problema, io sono australiana. E in questo senso, in contrasto con l'Inghilterra aristocratica, l'Australia popolare, egalitaria, almeno nell'immaginazione del fumetto, diventa un oggetto di identificazione per, appunto, questo ancora diciamo da verificare, però penso anche per il lettore o la lettrice giapponese contemporanea, e quindi diventa un simbolo del noto e del familiare in contrasto con l'altro europeo. Più o meno concludendo, quindi in conclusione diciamo, se in Sekachū l'Australia era appunto il centro vuoto del mondo, era questo luogo inaccessibile, o era, diventa questo luogo inaccessibile, completamente altro, in realtà in Georgie per esempio l'Australia inizialmente è presentata come questo altro esotico, ma diventa col passaggio all'ambientazione inglese diventa un simbolo del sé giapponese, simboleggiato dalla natura, la semplicità, valori della classe lavoratrice, in contrasto con il mondo sofisticato, freddo, corrotto dell'aristocrazia inglese. È particolarmente interessante, di nuovo in questo senso, di appropriazione giapponese dell'Australia, quando Georgie finalmente ritorna, questa è proprio la pagina finale del, come vedete da Georgie, fine, la pagina finale della serie. Georgie, dovrebbe esserci un pointer ma non c'è, vedete il testo in alto, Australia Atashi no Furusato, l'Australia è il mio furusato, il mio paese natale. Però furusato, questo termine che effettivamente ha una connotazione molto specifica nel caso giapponese, è il mio villaggio natale giapponese. E quindi in questo senso, di nuovo, questo è un inizio, uno studio iniziale, quindi dovrò vedere quanto poi questo viene riprodotto in altri testi, però sicuramente in questo testo si vede come l'Australia viene rappresentata come contemporaneamente Oriente e Occidente, come contemporaneamente paese straniero e paese asiatico, paese distante e vicino. Quindi è questo spazio che non è né giapponese né euroamericano, non è Europa, non è America, non è né sé né altro, e penso possa darci una visione più sfumata, più complessa di tutti questi meccanismi di identificazione, proiezione, esoticizzazione della cultura straniera nell'immaginario shōjo, nell'immaginario dello shōjo manga. E finisco qui.